amici di HD Blog, oggi HTC One Mini 2. Sì, non è un M8, è molto più piccolo, più comodo, un solo aggettivo: equilibrato. E sì, allora, eccolo qua, HTC One Mini 2. Non c'è la sigla M8, ma è praticamente uguale per quanto riguarda il design al fratello maggiore, guardate qua. Però una grande differenza dimensionale, decisamente più basso, decisamente più stretto, più leggero, una fotocamera e non due, un display da 4,5 pollici e lo andiamo ad accendere con il pulsante posto sopra. Purtroppo il pulsante non è stato spostato lateralmente, è sopra e non ci sono le gesture per accenderlo con per esempio il doppio tap. Qua sulla destra il carrellino per l'espansione di memoria, qua sulla sinistra la nano sim, non micro, poi il volume, sopra il jack per le cuffie, dietro camera non è una ultra pixel ma una standard da 13 megapixel con il flash LED, potentissimo, il forellino per il secondo microfono e davanti il doppio altoparlante boom sound. C'è il LED di notifica, camera anteriore da 5 megapixel, sensore di luminosità, di prossimità, e su questo lato abbiamo praticamente molto pulito. Purtroppo anche su questo telefono abbiamo sotto un fascione inutilizzato perché i pulsanti non sono più su questa fascia ma sono a display. Non essendoci le gesture possiamo però dalla home di sblocco andare a sbloccare il telefono oppure andare direttamente al blink feed o alla schermata principale. Torniamo alla home, vi parlo di dimensioni: 137,4 65 10.6 mm di spessore. Togliamo intanto qua la dotazione di serie, purtroppo non c'è la scatola originale, avete visto cosa però sarà contenuta. 137 grammi, non è molto pesante, soprattutto questa bombatura e l'alluminio satinato che comunque offre un buon grip fa sì che in mano stia veramente benissimo, molto molto comodo da maneggiare. Batteria 2110 mAh, gran lavoro di ottimizzazione da parte di HTC, ha retto benissimo la mia giornata stress arrivando a sera con un interessante percentuale di batteria. Anche qua, come su M8, abbiamo i vari sistemi di gestione e di risparmio della batteria con la modalità di risparmio energia standard che va a influenzare queste quattro aree e la modalità di risparmio estrema che ci consente veramente con un 10% di tirare la giornata. Torniamo alla home. Processore è uno Snapdragon 400, un quad core Adreno 305 la GPU, ma non si direbbe perché è veramente un telefono molto fluido in ogni suo frangente e lo vedremo in questa recensione. Tecnologia radio è LTE, 150 megabit per secondo in upload, 50 in download, il contrario, HSPA Plus, stessa cosa, 42 in download, 56 in upload, e poi abbiamo anche l'Edge. Il Wi-Fi è un Wi-Fi ABGN, quindi dual band, al DLNA, all'hotspot, il Wi-Fi Direct, all'NFC e anche il Miracast. Cancelliamo un po' di notifiche, entriamo qua, ovviamente la prima pagina relativa alle notifiche, la seconda per le impostazioni, questo è un toggle che ho inserito io, mi sembra che si chiami non toggle notification, una roba del genere, ma lo uso sempre. Ecco qua la possibilità di andare a visualizzare l'HTC Mini Plus, quel telecomandino di HTC molto comodo, non c'è il Miracast ma c'è la possibilità di collegarlo alla TV tramite il dongle di HTC. Personalizzazione Sense 6.0, quindi anche qua la possibilità di modificare i temi. Ormai i software di HTC abbiamo imparato a conoscerli, sono simili, anzi direi uguali tra vari smartphone, e questo se si adatta bene su questo Mini 2 che ha una diagonale da 4,5 pollici diventa negativo quando abbiamo telefoni molto grandi, perché l'interfaccia non si adatta alle varie dimensioni del display. GPS perfetto, USB MTP ma non va con Android Transfer, va invece l'USB OTG. Il software utilizzato è KitKat, andiamo a vedere qua le informazioni sul software, vedete 4.4.2 con la Sense 6.0. Andiamo a fare una chiamata, chiamiamo il 190, dialer eccezionale, uno dei punti forti della Sense, con la ricerca rapida, intelligente in rubrica. Alziamo il volume. Benvenuto in Vodafone.
Ottimo il viva voce, sentite come è potente e prestante, ci sono anche i bassi, quindi si sente molto bene. Tra l'altro ottima ricezione, ottimo audio e ottimo dial. Dal punto di vista telefonico veramente nulla da eccepire. Non c'è la videochiamata standard, andiamo a vedere invece come si comporta la tastiera e la messaggistica. Andiamo qui, andiamo qua sotto. Allora, avete visto, molto molto veloce, a parte questo errore che ho fatto io, ottimo il feed della vibrazione, preciso, puntuale, sto toc, non bzz, bzz, bzz. Tra l'altro stamattina colazione con alcuni amici qua a Milano a cui ho fatto vedere un po' di telefoni, tra cui questo e il OnePlus One, ho fatto proprio sentire la differenza tra un telefono che fa bu e uno che fa zzz, zzz, e tutti mi hanno dato tendenzialmente ragione. Andiamo a vedere le mail e qua purtroppo critica, perché non è possibile che con l'avvento di KitKat ci sia ancora un client mail. Guardate quanto spazio inutilizzato. La mail è solamente questa e non c'è il pinch out, vedete? Non possiamo andare indietro, mi devo spostare a destra e a sinistra per vederla tutta. Fascia sotto troppo grande dedicata a pulsanti a schermo e a inoltre rispondi eccetera eccetera, e anche sopra troppo spazio dedicato alle informazioni. Praticamente io per la mail ho questo spazio su tutto il telefono, che è praticamente una metà. Poca l'ottimizzazione del client mail, meglio il client standard di KitKat. Una volta il client di HTC era uno dei migliori, però non si è evoluto. Parliamo adesso di browser web, ci entriamo, andiamo qua, andiamo su hdmotori.it, ovviamente desktop mode. Entriamo in questa news perché è stata veramente grandissima questa giornata in cui ho provato la F-Type Coupé. Aspettiamo che si carichi la pagina, molto pesante la pagina di HD Motori, però c'è lo zoom in, zoom out e con il doppio tap, come da tradizione HTC avete visto la reimpaginazione del testo. Scusate, il doppio tap, no, basta fare uno zoom e il testo si reimpagina. Si è già caricata la pagina dei commenti Discus, proviamo a tenerla sotto la tastiera volutamente, clicchiamo e vediamo che cosa succede. Non succede niente. Ok, come vedete la scritta passa sopra la tastiera. Proviamo a scrivere. Scrivere non è un problema, non ha rallentamenti, ci riusciamo a muovere nel campo di testo, vediamo, qualche problemino, devo dire la verità, guardate. Guardate quanti tap per riuscire a modificare la scritta. Sto un pochino sulla scritta e no, in realtà non succede niente, ma probabilmente perché ha qualche problema con le immagini. Allora proviamo ad andare in un'altra news, andiamo indietro. Facciamo una prova con un'altra pagina, perché secondo me era quella pagina di HD Motori ad avere qualche problema. Avete visto, dava anche problemi di caricamento alle immagini. Andiamo di Eccleston. Ok, si è caricata, sicuramente più veloce questa pagina dove ci sono meno immagini, vedete il resize del testo praticamente immediato, si è caricato anche Discus, ci mettiamo qua, si è spostata in su la tastiera, anzi il campo di testo, e vediamo come ci si sposta. Bene, ho attivato la lente di ingrandimento che c'è, quindi per muoversi nel testo è un pochino più comodo, ma come la critica che facevo sugli altri HTC, anche qua bisogna stare proprio sulla riga per spostarsi, nulla di che. Comunque browser in tradizione HTC molto molto valido. Tra l'altro non vi ho detto quanta RAM ha questo telefono, ha solamente 1 GB di RAM, ha 16 GB di memoria integrata. Nonostante il solo giga di RAM funziona bene, multitasking tendenzialmente non ricarica o ricarica raramente le applicazioni che ci sono in background, ha finito di caricare, vedete, sì. Ok, qualche scattino, ma comunque la navigazione web con questo One Mini è piacevole e veramente valida. Proviamo a zoomare, ho schiacciato da qualche parte, quindi sta ricaricando. Torniamo indietro e vi parlo di parte gaming. Ovviamente ho scaricato Real Racing, avete visto c'è Blink Feed ovviamente anche qua deselezionabile. Andiamo su Real Racing, vediamo se lo trovo, eccolo qua. Avete visto la griglia 5x4? Beh, ripeto, qua su un display da 4,5 pollici una griglia di quelle fattezze ha un senso. Ottimo il display, poi ci tornerò, non vi ho specificato la caratteristica del display. Intanto anch'io ho qualche
calo di memoria, ma ci torno a brevissimo. Comunque ottima la qualità di questo LCD, gli azzurri avevano un'ottima sfumatura, molto alto il volume, lo abbasso un attimo, se no devo urlare. Si sta caricando, adesso ci farà fare il classico gesto di calibrazione, destra, sinistra, pedale del freno e all'interno. I display, vedete, gli specchietti non hanno le immagini perché ha rilevato che l'Adreno 305 ha bisogno di un calo dei dettagli per girare fluido, e vediamo come si comporta. Tra l'altro, per quanto riguarda l'ottimizzazione, lo sto usando in maniera stress, avete visto, da circa 10 minuti e non è per nulla caldo. Fluidità molto buona, grande frame rate, ripeto, non ha i dettagli al massimo, ma la giocabilità è veramente al top. Usciamo in maniera brutale, e allora vi stavo parlando del display, ne approfitto per entrare nella galleria. Andiamo negli album di test, eccolo qua, display da 4,5 pollici di diagonale, è un HD, quindi non è un full HD, 1280x720, 326 ppi, che sono più che sufficienti per non far vedere i pixel. Ottima la gestione dei colori, la palette colori veramente ben riprodotta. I neri mi hanno stupito perché devo dire che ha anche ottimi angoli, adesso la luminosità al massimo, e come vedete il nero è veramente molto nero, riproduce benissimo questa griglia, anche i colori molto molto naturali, anche la palette qua delle matite, questa l'immagine è completamente nera, è un IPS, non è un nero assoluto, ma il sensore di luminosità lavora veramente alla grandissima, funziona molto bene, e questo è il bianco. Luminosità che ci consente di vedere bene il display anche sotto il sole. Non finirò mai di criticare il dialer di HTC che ha le lettere in grigio e quindi quelle non si vedono benissimo. Quale cabine? Quello che vi dicevo prima, se vado qua vi faccio vedere le icone, vedete sono veramente ben definite, e i 326 ppi sono decisamente sufficienti a garantire un'ottima visibilità. Vi parlo adesso di multimedialità, entriamo nella fotocamera. Perdiamo tante funzioni che abbiamo su M8, chiamiamo Buzz a rapporto, perché è un po' come sul Desire che abbiamo provato poco fa, abbiamo solamente tre opzioni. Molto intuitiva da utilizzare, fotocamera, video e autoritratto, che vuol dire usare la fotocamera anteriore. Qua nelle impostazioni, possibilità di fare scatto notturno, HDR, panoramica, stabilizzazione, in manuale si possono settare in manuale tutti questi vari parametri, ovviamente per il punte scatta l'automatico è la scelta migliore. Scatto molto rapido, molto bello il click di scatto HTC, attenta proprio a questi particolari, flash che si può mettere in automatico o meno. Andiamo a vedere la risoluzione massima, vedete a 13 megapixel, grande, media o piccola, tutta in 16 noni. Se invece mettiamo in 4 terzi possiamo, e torniamo alla risoluzione, regolarla a questi altri livelli di pixel. Queste sono tutte le opzioni della fotocamera, il tasto volume che può essere usato per catturare o per lo zoom, cattura il sorriso, tocca per scattare, eccetera eccetera. Insomma, le opzioni sono le stesse che abbiamo visto sugli HTC di ultima generazione. Qua le impostazioni del video, massimo in full HD, e andiamo a vedere il risultato degli scatti. Andiamo qua nella galleria, ero ovviamente dentro nelle immagini test. C'è in questo One Mini sempre la possibilità di utilizzare gli highlight in alto, in ogni galleria, diciamo, c'è la possibilità di modificare poi i vari scatti che possono essere inseriti nel filmatino, modificare la musica, insomma la classica funzione Zoe è presente anche qui. Non c'è la possibilità dello scatto Zoe, quindi lo scatto con poi allegati quei tot di secondi di video. Questo è Buzz. Scusate, ho schiacciato nel mio faccione, vi zoom un po' sui particolari, che non sono male, si vedono i 13 megapixel della fotocamera, quindi il che consente di zoomare tanto. Ecco, fotocamera anteriore a 5 megapixel, forse non migliorabile, diciamo che non è proprio il massimo, forse non è il massimo la mia faccia. Questo è il controluce, queste le
foto panoramiche, senza infamia e senza lode, diciamo che gli do un 7 come voto. Potentissimo invece il flash che illumina veramente bene. Faccio vedere foto notturne al mio classico, vediamo se riesco a trovare la foto che ho fatto ieri. Queste sono le foto che mi ha fatto stamattina. Andiamo negli album, scatti fotocamera, sono qua sotto, eccole qua. Questa è una foto fatta in un ambiente veramente molto molto buio, non c'è tantissimo rumore video e ha scattato bene, e guardate il flash come ha illuminato praticamente a giorno, quello che vi dicevo prima, flash molto molto potente. I video anche questi vengono girati bene in full HD, solo lo zoom sgrana un pochino, c'è il demo video, lo vedete qua nella pagina della recensione, e andiamo a vedere invece che cosa riproduce. Partiamo dalla musica con Bublé. Non ero all'inizio, ci torno. Anche qua gli altoparlanti Boom Sound dicono la loro, si sente molto bene, possibilità di mandare rapidamente via DLNA o via Bluetooth l'audio su un'altra sorgente, qua le impostazioni. E invece per quanto riguarda la riproduzione dei video, andiamo ancora nella cartella di test, dove ho tutti i miei filettini. Allora partiamo subito dal 1080p MKV 3D ad elevato bitrate, viene letto tranquillamente, non riproduce l'audio, sapete ormai a memoria che non riproduce su tanti telefoni, e i DVX, riproduce bene tutti i tipi di file, vedete, e l'audio anche qua è veramente molto alto. A basso si può scattare uno screenshot, si può anche qua mandare via DLNA a dispositivi vicini, insomma il classico software di HTC ben funzionante. Tant'è che è classico anche il software e la dotazione software che HTC inserisce in questo suo One Mini 2, quindi la possibilità della dashboard genitori, perché c'è la possibilità, tenendo premuto il pulsante home, di andare in modalità bambino, il backup, la modalità auto che ingrandisce le icone, la possibilità di utilizzare il calendario con mese e poi qua sotto un minimo di agenda. Insomma, il software è il classico di HTC, la Sensei la conosciamo, ordine alfabetico, ordine personalizzato, nel personalizzato possibilità di creare le cartelle anche qua nel drawer, insomma un telefono che veramente funziona molto molto bene. 449€ il prezzo di vendita, esce a 50€ meno del Mini 2013, ha lo slot SD, la fotocamera migliorata, materiale di qualità, usabilità top. Guardate come sta nella mia mano, io con la mano riesco ad arrivare praticamente in ogni dove col pollice e senza problemi, quindi si utilizza tranquillamente con una mano, molto ergonomico, molto comodo. E come sempre HTC si sorprende per ottimizzazione software hardware, un po' come Apple. Leggendo la scheda tecnica, il prezzo finale appare veramente esagerato, usandolo no. È anche vero che si posiziona vicinissimo a HTC One M7, riposizionato intorno ai 499€ da HTC, ma qui c'è più ergonomia d'uso, a parte la pessima scelta di mettere i tasti a display mangiandosi parte dello schermo, che se su un display da 5 pollici è perdonabile, qui lo è meno. Comunque, un ottimo prodotto da HTC, un prodotto che definirei equilibrato. Per HD Blog, Andrea Galeazzi.